Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video e soprattutto in un nuovo tutorial. Oggi andiamo a vedere come realizzare lo Scribble Effect, un effetto che ho realizzato in collaborazione con i Mates per il loro primo video sul loro canale ufficiale. Per chi non avesse visto ancora questo video, ve lo aggiungo in descrizione. Quello che state vedendo è una clip tratta dal loro videoclip con l'effetto applicato. Che cos'è lo Scribble Effect? Questo effetto di schizzi sul video viene chiamato anche Light Streak. Ci sono tantissimi nomi per definirlo, ma in particolare questa tipologia di effetto è realizzata disegnando a mano tutti gli elementi che noi vediamo visivamente. In questo tutorial vi mostro come si realizza l'effetto. Allora, partiamo subito, apriamo After Effects, importiamo la clip che vogliamo lavorare all'interno del nostro progetto. Eccola qui, la clip pulita. Come mia consuetudine, io vado sempre a duplicare il livello in timeline e poi più avanti capirete qual è il motivo per cui la duplico. Il concetto di quello che dobbiamo fare è andare a disegnare delle linee in movimento su questo nostro video, d'accordo? Come si realizzano queste linee in movimento, questi disegni in movimento? Selezioniamo quindi il nostro livello su cui vogliamo lavorare e andiamo a selezionare lo strumento Brush Tool. Una volta selezionato lo strumento Brush Tool, ci si aprirà sulla destra il menu Paint, che non è altro che il menu relativo allo strumento Brush Tool. In questo menu dovremo andare a settare pochi parametri e adesso vi spiegherò qual è il motivo. Quello a cui noi aspiriamo è quello di poter disegnare sul nostro livello, ma anche avendo selezionato lo strumento Brush Tool vediamo che sulla nostra canvas quindi non possiamo disegnare nulla, anzi ci dà un errore. Questo perché dobbiamo entrare in una seconda modalità, che è quella della canvas, non della composizione ma del livello. Come si entra nella composizione del livello? Basta cliccare due volte sul livello. Fatto così cambierà leggermente la nostra visualizzazione e ci comparirà il cursore dello strumento Brush Tool. Tranquillamente noi possiamo cominciare a disegnare sul nostro video, ma non è quello che vogliamo fare subito perché dobbiamo un attimo modificare un paio di parametri. Quindi torniamo indietro, nel menu a tendina sulla destra sia la tendina Paint che la tendina Brush. La tendina Brush sono i preset o le impostazioni del nostro pennello. Diciamo che noi vogliamo delle linee più visibili, oppure possiamo andare a selezionare un pennello già preimpostato. Per esempio possiamo prendere questo qua da 13, è perfetto. E una volta fatto ciò, noi possiamo andare nell'altro menu, quello del Paint, e andare a settare un importante valore. Tutto quello che dobbiamo andare a fare è creare fotogramma dopo fotogramma delle linee che si animano. Quindi cosa significa? Che io nel primo fotogramma andrò a disegnare una linea. Quando andrò nel secondo fotogramma, quella linea deve scomparire. E questo come si fa? Selezionando all'interno del pannello Paint questo valore duration, la durata della nostra animazione, del disegno che noi mettiamo, come single frame. Normalmente quando utilizzerete l'effetto per la prima volta sarà impostato su costante. Cosa significa? Che se io vado a disegnare qualcosa sulla mia immagine, questo mi rimarrà costante durante tutto il video, ma non è quello che vogliamo ottenere. Quindi l'importante è che noi utilizziamo il valore single frame. Single frame ossia che tutte le animazioni che noi andremo a creare, tutti i disegnini che noi andremo a creare dureranno un solo frame. Ora, fatto ciò, è tutta questione di pazienza. Ora in questo pannello sarebbe possibile anche cambiare il colore del nostro pennello, ma per avere un maggior controllo è preferibile realizzare i nostri disegni, i nostri scribble, di un colore neutro per poi andarli a colorare in un secondo momento. Ora tutto quello che c'è da fare è semplicemente armarsi di tanta pazienza e fantasia e cominciare a disegnare. Come? Mettiamo sul primo fotogramma della nostra timeline e cominciamo a disegnare una linea lungo un bordo. Poi ci spostiamo avanti nel tempo di un fotogramma e continuiamo a disegnare la linea dal punto in cui ci eravamo fermati. Io continuo, mi fermo, vado avanti, vado al fotogramma successivo, dal punto in cui mi ero fermato, arrivo fino alla testa adesso, fotogramma avanti e faccio questo lavoro qui. Quando realizzate un'animazione di questo genere dovete ricordarvi che almeno in Italia normalmente un video è realizzato a 25 fotogrammi al secondo. Ciò significa che dobbiamo tenere in considerazione che tutto quello che faremo dovrà impiegarci circa 25 disegni al secondo. Quindi tutte le clip che andremo a realizzare in fase di ripresa e quindi
che dovranno contenere questo determinato tipo di effetto, dobbiamo tenere in considerazione che non devono durare tantissimo, perché altrimenti noi altrimenti impiegheremo tantissimo tempo per poter realizzare questi scribble, questi disegnini, per realizzare un'animazione. Una volta che siamo soddisfatti dei nostri disegni, basterà mettere in play per ottenere l'effetto desiderato. Quello che noi abbiamo realizzato in pratica è un'animazione in single frame realizzata a mano. Naturalmente non basta questo e ci sono altre funzioni interessanti da poter aggiungere. Quello che io adesso ho fatto è stato realizzare il contorno della persona fotogramma per fotogramma, ma ci sono tantissime altre tipologie di effetti che si possono applicare. Ad esempio possiamo aggiungere delle lineette attorno al personaggio. Naturalmente ogni lineetta andrà replicata per tutti i fotogrammi. Non importa se siano in posizioni leggermente spostate, se non siano uguali, l'effetto scribble è proprio quello, ossia avere uno schizzo fotogramma per fotogramma che richiami il concetto degli schizzi di un bambino su un foglio di carta. Quindi se io vado a fare questo giochetto qui, otterrò questo effetto qua. Ma non è tutto ancora. Fino ad ora abbiamo utilizzato l'effetto duration in single frame, in questo pannello qua. Ma ce ne sono ancora altri. Come abbiamo visto c'è la funzione costante, dove se io aggiungo un elemento in alto, qui ad esempio con il valore costante, questo mi durerà per tutto il video. D'accordo? Non è finita qui. C'è la possibilità di andare a selezionare un valore di durata. Se io seleziono infatti custom, posso decidere che un determinato disegno possa durare ad esempio 5 fotogrammi. Quindi andiamo a selezionare 5, ci spostiamo nel tempo perché non vogliamo che parta subito questo disegnino, andiamo al fotogramma numero 5, andiamo a disegnare un'altra stella e da qui in poi comparirà la stella e durerà 5 fotogrammi e poi scomparirà. Questo è un altro strumento da poter utilizzare, ma ce n'è ancora un altro, ossia la funzione Write On. Con la funzione Write On, quando andremo a disegnare un elemento, il software calcolerà la lunghezza del nostro disegno in punti e ne creerà da solo un'animazione nel tempo. Cosa significa? Se ad esempio mi posiziono al primo fotogramma, disegno un'altra stella qui in basso, cosa succede? Che all'improvviso scompare. Questo perché nel momento in cui cominciamo ad animare, andiamo avanti, da solo il sistema comincerà a disegnarla, impiegando tot tempo per quanto è lungo il disegno e per quanto tempo ci abbiamo messo noi a realizzarlo. Se infatti io vado a disegnare velocemente una stellina, questa adesso comparirà molto più velocemente. Normalmente questa operazione, questa tipologia di effetto viene accompagnato e viene realizzato utilizzando una tavoletta grafica, perché con un mouse è abbastanza scomodo da fare, perché in fin dei conti stiamo realizzando dei disegni, quindi è sempre più comodo realizzarli con una tavoletta grafica, ma nulla ci vieta di utilizzare il nostro mouse. Ora che abbiamo visto tutte le utility per poter realizzare i nostri scribble e li abbiamo animati, andiamo a vedere che cosa possiamo farci dopo per colorarli e per renderli più visibili. All'inizio del video vi ho detto di duplicare il livello, questo perché l'effetto paint che noi abbiamo inserito, questo effetto stereo mix non ci interessa, l'effetto paint va ad applicarsi sul livello del nostro video, d'accordo? Quindi quello che noi avremo adesso, se io vado a disattivare il livello inferiore, abbiamo esattamente il livello del video con l'effetto paint applicato, quindi con il disegno applicato sopra. Se io adesso ad esempio volessi andare ad aggiungere una sfumatura al nostro video, ai nostri scribble, non lo posso fare perché una volta applicata la sfumatura mi si applicherebbe a tutto il livello. Ma un'alternativa, e per questo che ho fatto duplicare il livello, è che è possibile all'interno del pannello controllo effetti spuntare questa voce Paint on Transparent. Questo significa che nel momento in cui la cliccherò, il video di fondo scomparirà e rimarranno soltanto i nostri scribble. E naturalmente questi scribble sono su fondo trasparente. Ciò significa che se io vado a riattivare il livello di fondo, riotterrò lo stesso identico risultato, con l'unica differenza che ora ho la possibilità di controllo massima sul livello con i miei scribble. Infatti se adesso vado ad applicare una sfumatura e gli diamo un colore bello forte, ad esempio il rosso, come vedete posso colorare i miei scribble di colore rosso.
Ma all'interno del video dei Mates non ho utilizzato solo questa tecnica qui. Per dare più corpo a tutti gli scribble che aggiungevo, ho aggiunto qualche effetto. E gli effetti in particolare ve li voglio mostrare perché così potete dare più corpo a quelli che sono i vostri effetti. Ho aggiunto l'effetto di glow per dare un bagliore ai nostri elementi, naturalmente aumentando il raggio del glow. Dopo il glow, dato che gli elementi sono ancora un po' troppo netti, ho aggiunto un effetto di blur. Ho preso la sfocatura gaussiana e diciamo di metterla a un 5 punti, giusto per rendere più morbidi i contorni degli scribble, perché altrimenti sarebbero troppo netti. Fatto ciò, io ho duplicato nella mia composizione il livello degli scribble ed ho, prima di tutto, disattiviamo il primo, andiamo sul secondo e andiamo ad applicargli un effetto di eco. L'effetto di eco, come suggerisce il termine, sposta nel tempo prima e dopo gli elementi, creando una sorta di scia fantasma. Naturalmente più numero di eco aggiungiamo, più l'effetto sarà visibile. Se ci spostiamo naturalmente anche nel tempo, perché altrimenti non vediamo nulla, spostiamo il nostro cursore. Ecco qui, così abbiamo creato delle copie su loro stesse dell'effetto e rimangono per tot tempo, così è ancora più visibile l'effetto. Ma questo livello che ho creato aggiungendo l'effetto di eco non l'ho mantenuto così, ma gli ho dato una modalità di fusione. Possiamo utilizzare ad esempio una modalità di fusione tipo il multiply per lasciarli in sovraimpressione, quindi visibili ma non tanto, mentre il livello superiore, quello degli scribble puliti, rimane tale. Quindi adesso, andando in play, noi otterremo questa tipologia di effetto qui. Naturalmente quello che abbiamo fatto adesso è stato mettere insieme una sequenza di effetti che ho utilizzato per arrivare a quel determinato obiettivo, ossia che era questo qui. Per arrivare a questo determinato obiettivo qui ho lavorato tantissimo, ho fatto uno studio precedentemente, dei test, per capire qual era la dimensione precisa del pennello da utilizzare, quali erano l'ordine degli effetti, di come utilizzarli, i disegni se dovevano essere veloci o lenti, realizzando linee più lunghe o linee più brevi. Perché se andiamo a realizzare delle linee più lunghe impiegheremo meno fotogrammi per arrivare alla fine. Se invece utilizziamo linee più brevi ci impiegheremo più tempo per arrivare alla fine del nostro contorno. E si otterranno naturalmente due effetti diversi, uno sarà più lungo e l'altro sarà più corto. Così facendo abbiamo realizzato l'effetto, ma naturalmente vi invito a giocare tantissimo con i parametri e anzi aggiungendo anche voi degli effetti, così da raggiungere risultati ancora più particolari. Siamo giunti alla fine, spero che questo video vi sia tornato utile, abbiate capito come realizzare l'effetto di scribble. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, se avete delle domande potete scriverle nei commenti ed anzi se voi aggiungete qualche effetto particolare scrivetelo nei commenti così che ne possiamo discutere insieme. Quindi cos'altro dirvi, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo domenica con un nuovo video.